sì, 7 gol, ma quali indicazioni ha colto mister Castori? È il minutaggio che doveva crescere per tutti, perché la condizione si acquisisce buttando minuti nelle gambe, e quindi questo lo abbiamo fatto, abbiamo venuto in campo. I ragazzi soprattutto il primo tempo hanno fatto più di un tempo e questa è la cosa che mi interessava. Ecco, si delinea un po' quelle che saranno anche le scelte di mister Castori, alcuni ruoli però si è visto sono tendenzialmente scoperti. Sì, no, questo è vero, però intanto servono questi test anche per misurare i ragazzi che abbiamo dietro, no? I ragazzini, perché per loro è comunque l'occasione di mettersi in mostra o quantomeno di potersi per poter dimostrare quello che è il loro valore, insomma, anche per me per valutarli. Quindi comunque tutto è utile per poter avere un'ampia visione di tutto il materiale che abbiamo a disposizione. Esordio assoluto per Gori e Casasola, ma il secondo lo conosci molto bene. Beh sì, io ti auguro, conosco una garanzia lui, un giocatore che ha di grande, a parte di grande ritmo, di intensità, un giocatore che ha nelle sue corde la capacità di giocare per 90 minuti sempre con lo stesso ritmo alto, cosa che è una qualità che hanno in pochissimi giocatori. Abbiamo visto parlare con il presidente, ha chiesto uno sforzino in più per arrivare col Napoli con qualche altro elemento? No, abbiamo parlato di altre cose, quindi il Napoli domenica è vicino, quindi non credo che poi domenica arriverà qualcuno, quindi l'importante però è avere le idee chiare sul tipo di giocatori che servono a noi. Per quanto riguarda invece i giovani, c'è qualcuno in particolare che mi ha fatto l'impressione, adesso è sempre brutto fare nomi, però insomma qualcuno che potrebbe anche rappresentare una sorpresa per questo Perugia. Ma io intanto non li conoscevo, quindi il fatto di poterli allenare e valutarli è già motivo di, appunto, è un motivo importante. E non mi piace fare i graduatori, però quelli più piccoli, cioè, ad esempio Giunti, che è il 2005, è un ragazzo che secondo me ha talento, che insomma, ecco, non è da tenere bene sotto osservazione, anche perché per l'età, no? Molto, è bambino ancora, quindi sicuramente sta crescendo bene.